Si è fatta attendere per un paio d'ore rispetto al programma, un ritardo che però ha consentito ai consiglieri regionali Mauro Buschini e Sara Battisti di spiegare il progetto sull'istituzione di distretti turistici, uno strumento di promozione del territorio che vede insieme aziende private con il supporto del pubblico per la creazione di nuove opportunità, occupazione e tanto altro per il territorio. Nell'aula consiliare del Comune di Fiuggi, oltre a Buschini, Battisti e l'assessore regionale al turismo Lorenza Bonaccorsi, erano presenti i sindaci e gli amministratori dei comuni dell'area a nord della provincia di Frosinone. In prima linea anche i responsabili dei parchi regionali Monti Simbruini e dei Monti Ausoni, molti candidati e responsabili del Partito Democratico. Tutti insieme per ascoltare il progetto del distretto turistico che dà certamente ossigeno alle imprese e al comparto. I lavori sono stati aperti nella città termale per l'importanza che Fiuggi rappresenta nel campo delle strutture ricettive. Nel progetto regionale c'è anche la struttura del Palazzo dei Congressi che per l'80% è terminato. Forzare questa tesi è stato il consigliere regionale Mauro Buschini. Il distretto turistico è un'opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire. Come è stato per la Valle di Comino, anche il nord della Ciociaria deve poter contare sul lavoro sinergico tra pubblico e privato per creare opportunità turistiche ed occupazionali. Oggi abbiamo la possibilità di unire la via del mare con quella della montagna, con percorsi naturalistici unici. Al progetto va naturalmente annesso il Palazzo dei Congressi in via di ultimazione, le strutture ricettive e le bellezze naturalistiche. E due parchi regionali, la ricchezza storica, archeologica e religiosa della nostra terra. L'assessore regionale Lorenza Bonaccorsi, accompagnata da Buschini e Battisti, è stata poi ricevuta dal sindaco di Ferentino Antonio Pompeo e dalla Giunta. Si è discusso di un tema molto importante per Ferentino, ossia la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio, in vista della realizzazione dei cosiddetti distretti turistici per promuovere ancor di più le tante ricchezze locali. Il sindaco Pompeo ha accolto gli ospiti e ha fatto dono a tutti di pubblicazioni sulla storia di Ferentino. Una visita molto gradita ed importante, ha spiegato il primo cittadino. Il nostro comune da sempre ha puntato forte sulla valorizzazione del patrimonio artistico e sul turismo, senza contare gli eventi di grande qualità che ogni anno portano in città tantissimi visitatori. Abbiamo l'esempio di circa un mese fa, con il sostegno della Regione Lazio, come ci ha spiegato oggi l'assessore. Vogliamo dare più forza a questo obiettivo, anche lavorando in sinergia con i comuni e a noi vicini, come abbiamo fatto per esempio per il progetto Terra Ernica. Da due anni, su proposta del Ministero, con il decreto 70, il Ministero dello Sviluppo Economico, chiaramente si dà la possibilità ai comuni di consorziarsi e di realizzare dei progetti finalizzati ad incrementare l'offerta turistica, legata chiaramente ad una serie di segmenti che partono dalle bellezze naturali, enogastronomiche, ambientali, ma anche e soprattutto quelle che sono legate a fonti di turismo già in essere. Basti pensare a Fiuggi e alla realtà storica che Fiuggi ha alle spalle come realtà turistica per eccellenza, ma soprattutto diciamo che l'attenzione che oggi vogliamo portare anche alla città di Fiuggi, ma soprattutto all'azienda, alla prossima amministrazione comunale che verrà, che in tempi molto celeri bisogna lavorare alla parte che riguarda la promozione del Palacongressi.